Eder. Mech. Pallister. Cercasi indizi per incastrare Lewis disperatamente. Siccome la procura non può più contare molto sul video della farmacia, adesso sta vivisezionando l'audio. Seconda persona. La procura l'abbia messi anche sotto la lente da questo punto di vista. Siamo stati noi prima a sollevare proprio in sede di riesame la presenza di tutti questi ulteriori elementi sonori importanti, perché testimoniano che c'è qualcuno sotto in un'epoca successiva, immediatamente successiva al delitto, e che quindi, ripeto, l'ipotesi dell'unico aggressore comincia a vacillare. E quelle cose mi pare veramente inverosimile, cioè se veramente quello lì sotto, dal Camp 3, è da Silva, ora finalmente avremo modo di chiarirlo. A nostro modo di vedere non è così, e laddove dovesse essere confermato che effettivamente è il signor Neri, e a quel punto è chiaro che la storia si riscrive completamente, e si riscrive con tutta una serie di possibili finali, il principale dei quali pone da Silva fuori dalla traiettoria della procura. Vedremo come andrà a finire, noi siamo molto fiduciosi. E Lewis come fa a vedere che Pierino arriva a casa? Secondo la procura lui è sul terrazzo e la vede arrivare. Secondo la nostra ipotesi non è stato lui, e quindi evidentemente non può averla avvisato nessuno. Nella tranquilla cornice dell'autostrada A15, nei pressi di Medesano, a Parma, un mistero inquietante ha preso forma, lasciando la comunità e le autorità in cerca di risposte. Alle ore 14, un evento anomalo ha catturato l'attenzione dell'ente gestore dell'autostrada, portando a un allarme che ha attivato una serie di interventi di emergenza. Un uomo è stato scoperto riverso a terra lungo il margine della carreggiata, all'altezza del chilometro 7, in direzione sud. Il suo volto tumefatto raccontava di un evento drammatico. Ma il protagonista di questa storia, in stato di shock, non era in grado di fornire alcuna spiegazione su quanto accaduto. L'intervento del servizio di emergenza è stato immediato. Un elicottero del 118, decollato dall'ospedale maggiore, è giunto rapidamente sul luogo, trasportando l'uomo al più vicino ospedale di Parma. Qui, i medici hanno constatato che le sue ferite erano di media gravità, richiedendo un ricovero immediato per cure e ulteriori accertamenti. Ma cosa è successo realmente su quel tratto dell'autostrada? È stato un incidente stradale oppure si tratta di un'aggressione? Le domande si moltiplicano mentre la polizia stradale ha avviato un'indagine approfondita per fare chiarezza su questo enigma. Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di sorveglianza per risalire alla verità. Il caso ha suscitato grande interesse nell'opinione pubblica, alimentando ipotesi e speculazioni. È possibile che l'uomo sia stato vittima di un attacco violento, forse un'aggressione mirata, oppure si tratta di un evento accidentale, magari legato a una perdita di controllo del veicolo? In attesa di ulteriori sviluppi, questo mistero sull'autostrada A15 resta avvolto nel dubbio. Un caso aperto che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla vulnerabilità degli individui in transito. La risoluzione di questo caso potrebbe non solo portare giustizia all'uomo ferito, ma anche offrire lezioni preziose per prevenire simili situazioni in futuro. Gentili ascoltatori, buona serata da Sensi Gavocchi. Questa sera parliamo del caso di Barbara Corvi, la giovane mamma di Amelia, scomparsa il 27 ottobre del 2009. A mio parere la storia appunto di Barbara Corvi inizia e finisce il 27 ottobre del 2009. Cerchiamo di analizzare insieme cosa accade quel giorno. C'è stato un pranzo conviviale insieme a Barbara, il marito, i figlioli, la mamma, le sorelle, il papà nella casa. Durante questo pranzo ci fu una discussione tra il marito Roberto Lo Giudice e Barbara Corvi. Il marito in quella circostanza diede uno schiaffo a Barbara, prese il suo cellulare e lo gettò a terra. Perché? Perché aveva scoperto che Barbara intratteneva una relazione con Carlo Barcherini. Secondo me questo è uno dei primissimi casi di
femminicidio che ci sono stati in Italia, solo che ad oggi non c'è né un colpevole e né un corpo. Perché? Un colpevole non c'è perché, a mio parere, non è stata raggiunta una prova per celebrare un processo, per dimostrare la sua colpevolezza, un processo in corte d'assise, che questa è una causa, un processo che va in corte d'assise. Ecco, signori, io mi ricordo che quel giorno, un giorno io andai personalmente, venni invitato dalla famiglia appunto di Barbara Corbi, andrai su a Monte Campano di Amelia, parlai con tutti i familiari, poi quando sono uscito ho trovato i carabinieri che mi hanno scortato fino alla caserma dei carabinieri di Amelia, misi anche a verbale quelle che erano state le mie sensazioni, poi insieme a, penso che era un maresciallo, andammo dal maestro, dal mio maestro appunto Nocchi Fagliero, che a quei tempi abitava a Bomarzo, andammo lì, parlammo, poi io venni a Civitavecchia e poi non seppi più nulla. Comunque, signori, se si è arrivato all'archiviazione del caso è perché non si è riusciti ad avere la prova, ogni ragionevole dubbio che della colpevolezza di quest'uomo. Ecco, non avendo raggiunto una prova concreta, non si può processare una persona solamente perché lo pensa Tizio o lo pensa Caio. Tutti sanno, immaginano ciò che è accaduto quel 27 ottobre del 2009, ma purtroppo nessuno è riuscito ad acquisire delle prove per portare questa irresponsabile alla pena dell'ergastolo. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata, di serata a voi tutti dal Sensitivo Occhi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.